Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Emanuele Franz. Ciao, grazie per essere tornato da noi. Ecco, Grazie Francesco per il vostro lavoro. Emanuele è da poco rientrato da un interessante viaggio in Georgia, in Armenia, e ha pubblicato questo lavoro. Ecco, facciamolo vedere, eccolo qui. Alla ricerca del vello d'oro. Ecco, cos'è il vello d'oro, Emanuele? Ecco, è un elemento che fa parte della mitologia greca, quindi in un'epoca molto antica, precedente all'epoca classica, parliamo addirittura prima delle gesta della guerra di Troia di cui parla Omero. È uno dei miti più antichi. E cos'era il velo d'oro? Era un mantello magico di un ariete che aveva poteri sovrannaturali, che questo principe greco, Giasone, con una flotta navale, quella degli Argonauti, va in Asia, nella zona dell'attuale Georgia e limitrofi, a, come dire, conquistare per portarla in Grecia. È un elemento che fa parte della mitologia e della nostra cultura, perché, la donna, la strega che lo aiutò in questa impresa era Medea. In questi Argonauti, insomma, sono noti nomi che abbiamo imparato anche a scuola, come Ercole, Orfeo, quindi sono tutti elementi che sono connaturati alla nostra cultura, ma che sono considerati un'invenzione poetica. Ecco, io invece mi sono convinto, studiando i poeti antichi, gli storici antichi, che qualcosa di vero dovesse esserci in questi miti, quindi ho studiato anche storici dell'epoca classica che parlano dell'antica zona della Georgia, si chiamava Colchide, dove arrivò Giasone. E quindi ho studiato antiche mappe, storici antichi, e mi sono convinto che qualcosa, qualche inerenza con la storia dovesse esserci, e così ho deciso di fare una spedizione durata quasi un mese nel tentativo di rintracciare appunto degli elementi, delle tracce. Sia di ordine architettonico, iconografico, di rintracciare delle vecchie chiese, nel trovare insomma dei segni che portassero alla luce che questo mito non era soltanto una leggenda. E così ho iniziato questo viaggio piuttosto avventuroso, perché ho deciso di arrivare in Georgia e Armenia senza prendere un aereo, quindi proprio attraversando fisicamente tutte queste zone, dai Balcani, la Bulgaria, e poi attraversare il Mar Nero da solo su un mercantile. Il libro parla un po' di tutta questa spedizione, che anche confronta le diverse chiese ortodosse incontrate, quella serba, quella bulgara, e infine quella georgiana e armena. Quindi è stato un viaggio anche piuttosto introspettivo, giusto per fare un esempio. Sul Mar Nero adesso la situazione è molto delicata, non ci sono navi civili o navi passeggeri. Infatti mi sono dovuto imbarcare su una nave commerciale, contattando questa, una delle poche compagnie commerciali rimaste sul Mar Nero, perché insomma, dicevamo, la zona è abbastanza delicata con il conflitto anche bellico, no, fra Ucraina e Russia. Quindi volevo arrivare in Georgia via mare, e quindi confrontare tutti gli elementi che incontravo nei diversi paesi che rappresentano dei noccioli delle liturgie ortodosse. Più si va a est, più insomma si vede un ritorno agli elementi più antichi del cristianesimo. Ecco, perché io mi sono interessato a questa ricerca? Beh, io mi occupo di storia delle religioni da sempre. E soprattutto nei miei studi vengo a scoprire che nessuno ha mai fatto una spedizione per cercare il vello d'oro, mentre ci sono state nella storia, come è noto, spedizioni per cercare il Santo Graal piuttosto che la lancia di Longino, luoghi misteriosi come potevano essere l'Eldorado, Atlantide. Pensiamo che lo stesso Heinrich Schliemann, quando ha deciso di cercare l'antica città omerica di Troia, era considerato un visionario, perché allo stesso modo Omero era considerato uno che aveva inventato una bella storia. Ma ecco,
Ecco, allora scoprendo che non è altrettanto stato cercato questo elemento, questo vello d'oro che appunto doveva rappresentare un tesoro capace di conferire al suo possessore la capacità di guarire tutti i mali, di in qualche modo anche di dominare il mondo. Mi sono detto, per me qualcosa di vero c'è, perché in tutte le leggende c'è qualcosa di vero. E naturalmente mi sono anche chiesto il perché nessuno ha organizzato una spedizione a cercare questo vello d'oro. La risposta è semplice, oltre a questa già data, cioè che è considerata un'invenzione dei poeti greci come Apollonio Rodio, Flacco e altri, ma soprattutto perché questi miti fanno parte della nostra cultura mediterranea e non ci sono nell'attuale Georgia. Sono elementi che fanno parte quindi della nostra storia e non della loro, che attualmente appunto i georgiani hanno, vivendo lì diverso tempo, ho provato a chiedere, ma tu degli antichi colchi cosa ne pensi? E non sanno neanche chi sono. E questo giustifica il fatto che nessuno si sia mai preso così l'ardire di fare delle indagini al riguardo. Ecco. L'hai trovato questo vello d'oro, Emanuele? Domanda da 1 milione di dollari. Diciamo che, allora, secondo me, nell'antichità, il poeta greco che racconta questa storia, in realtà vuole indicare una sorta di unità, anche geopolitica, una unità dei costumi, dei popoli, delle culture, che si era andata disgregando già precedentemente. Nel senso che il greco come Apollonio Rodio sa che nel passato c'era un'origine comune dei popoli, no? Oggi si parla anche di questo ceppo originario degli indoeuropei, che poi si è andata disgregando e soprattutto quella zona di cui stiamo parlando è sempre stata al centro di un crocevia di popoli e anche di conflitti. Stiamo parlando del Caucaso, della Cecenia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, che oggi sono come ieri, crocevia di contese anche per un evidente controllo territoriale di quella zona che appunto fa da spartiacque fra l'Europa e l'Asia. Quindi un richiamo con la situazione attuale c'è. Che appunto, ripeto, il greco percepisce una unità anche territoriale perduta. Giusto per fare un esempio, la contrapposizione fra Europa e Asia, noi la troviamo per la prima volta negli scritti, nella geografia di Ecate di Mileto e negli scritti di Eschilo, con i persiani, che c'è questo grande conflitto fra i due mondi. Ma prima, in epoca omerica, non c'è questa contrapposizione. Quindi il greco declama una unità perduta. Questa unità, secondo me, corrispondeva anche a un tesoro. Perché io mi sono convinto, e adesso risponderò alla domanda se ho trovato il vello d'oro o meno, perché mi sono convinto che qualcosa di vero deve esserci? Anzitutto perché anche storici successivi, molto più pragmatici, ecco, meno edulcorati e poetici, no? Dicono sì che i poeti hanno ingigantito e enfatizzato, no? Per declamare la gesta di Giasone, ma anche questi storici come Diodoro Siculo, Tacito, dicono che il tesoro c'era, era presidiato militarmente, era un'enorme fortezza che presidiava, no? Questo re dei Colchi teneva questo mantello dorato con questi colori sgargianti, tali da giustificare una spedizione militare greca in Asia. Ecco perché io dico che ritengo di aver trovato comunque sufficienti elementi per poter dire sì, il vello è esistito. Anzitutto diciamo che in Georgia attualmente c'è la Chiesa ortodossa georgiana che è, se non la più antica del mondo, io oserei dire la più antica del mondo, perché l'Apostolo Andrea si dice che ha fondato le prime comunità cristiane qui nel primo secolo. Quindi praticamente io studiando le mappe degli antichi, quando Apollonio parla di fiumi, di laghi, di promontuori, no, di distanze che secondo gli storici sono indicative. Ad esempio, lui dice che il carro si spostò di tanto quanto i ministri
del re percorrono quando fanno le gare con i carri in suo onore. Beh, queste non sono distanze indicative. Gli ippodromi, quello di Olimpia, aveva distanze precise. I giri in onore di un re erano un giri precisi, quindi possono essere rintracciate, no? In queste parti della Georgia settentrionale, delle zone, insomma, con una certa approssimazione. E sono andato lì di persona, ho attraversato bosco, ho guardato fu fiumi, ho passato interminabili ore a analizzare antiche cappelle, iconografie. E cosa scopro? Che praticamente laddove io ritenevo plausibile che Giasone avesse attraccato la nave, dove si parla di questa foresta sacra agli dèi, dove c'era la quercia con sopra il velo d'oro, qui ho trovato incredibilmente un villaggio di sparuto in mezzo al bosco di 1.000 persone, di contadini, intanto che si chiama Bagdati, vuol dire dono di Dio. E all'estremità di questo villaggio ho trovato delle cappelle dell'antica chiesa georgiana con un culto reiterato e costante, un culto, dicevo, del mantello divino, un culto del mantello dell'ariete. Ci sono proprio sui frontoni di queste chiese ortodosse le corna dell'ariete. L'ariete, qui ricordiamo che il mito del velo era proprio un ariete magico che fu sacrificato. Troviamo tutti gli elementi biblici legati al mantello, il mantello di Elia, così come il mantello dell'emorroide dei Vangeli. Quindi la chiesa georgiana in queste regioni praticamente conserva in modo reiterato, no? E riproposto un culto del mantello. Io nel libro ho documentato con quasi 50 immagini a colori che raccolgono le zone visitate, le cappelle, le acquisizioni iconografico, artistico, architettoniche che in quasi un mese di ricerche ho fatto, ponendo anche in confronto quindi con la Chiesa armena piuttosto che quella bulgara, e mostrando come qui, in questa regione della Georgia, c'è un'acquisizione. Cosa succede, secondo me? Le prime comunità cristiane della Georgia e del mondo acquisiscono elementi precedenti e li inglobano, li assimilano, li tutelano e ne garantiscono la continuità. Io credo di aver sufficienti elementi, insomma, che ho riportato, e questo però apre una serie di implicazioni anche interessanti. Certamente uno dice: ma a me che cosa, che legame posso vedere con la mia vita, con lo scenario quotidiano di questi argomenti? Ebbè, intanto questa ricerca evidenzia come il cristianesimo non ha saccheggiato, non ha distrutto, non ha depauperato. Semmai ha conservato e continuato, no, quegli elementi che sono stati precedentemente descritti dal mondo ellenico. Non dimentichiamo, per fare degli esempi che faccio anche nel mio studio qui, che Giasone è il nome Giasone è la forma ellenizzata di Eazù, cioè di Gesù. E ci sono tutta una serie di elementi che il mito greco trova una corrispondenza con elementi cristiani. Il sacrificio dell'ariete è un esempio biblico. Quando Isacco sta per essere sacrificato, poi non viene sacrificato, viene differito nell'ariete, che altro non è che l'anticipazione di Cristo. Quindi, a mio dire, il mito del velo d'oro non è soltanto un'invenzione di un poeta, è una anticipazione ellenica del Cristo, che poi le prime comunità cristiane assimilano, inglobano e in qualche modo anche tutelano e mantengono. Io credo che in qualche modo il vello, come tesoro inestimabile, questa agognata anche unità, fosse un tesoro anche fisico, che secondo me nella Chiesa, nelle cattedrali, nelle cappelle georgiane è confluito sotto forma di reliquie, di ornamenti, e che rappresenta ancora oggi, anche come simbolo, ma anche come zona geografica, una meta agognata di conquista, sempre differita. Pensiamo soltanto all'Armenia. L'Armenia si dice che fu fondata da uno degli argonauti armenio, no? Che
che è stata sottoposta a un genocidio triste, come noto. Quindi c'è anche una volontà di colpire vieppiù queste comunità religiose che sono le più antiche, quella armena, quella georgiana, sono le comunità cristiane più antiche del mondo, anche e soprattutto perché conservano questi elementi. E questi elementi, secondo me, si oppongono in qualche modo a una visione più occidentale che vorrebbe invece sradicare, estrinsecare, livellare usi, costumi, usanze, ritualità di queste comunità cristiane antiche, ma pervicaci. Ecco, non vorrei aver parlato troppo, No, no, sei Francesco. stato molto È molto esaustivo, è una storia esaustivo, è una molto storia molto intrigante intrigante ed ed interessante. interessante. Intanto sento un Intanto ritorno, non so se la sento regia può fare un qualcosa perché c'è un ritorno fastidioso. Dicevo, è interessante anche questa tua analisi, questa tua chiave di lettura che tiene insieme miti greci e cristianesimo. Ecco, in genere invece, insomma, si considera il cristianesimo come una forma di spiritualità che combatte in un certo senso, annulla, sconfessa i vecchi miti greci e apre una nuova era. Invece, secondo te c'è una linea di continuità tra queste due realtà culturali e spirituali? Allora, io mi trovo spesso a dovermi confrontare da una parte con il cristiano che mi dice: ma appunto, noi cristiani abbiamo superato il mondo antico. Dall'altra c'è no, la persona legata, no, ai culti degli antichi che vede nel cristianesimo, no, un decadimento degli antichi Fausti, ma non è così secondo me. Secondo me, allora io non voglio parlare di eguaglianza assolutamente, no? Ma di continuità, no? Perché chiaramente per me la continuità è come quando noi ci aspettiamo che verrà a trovarci a casa nostra un caro amico e quindi annunciamo, questa sera arriverà il nostro caro amico, ecco, però poi lo attendiamo e finché non arriva non lo vediamo. Quindi secondo me gli antichi hanno intuito che si sarebbe concretizzata poi questa verità si è incarnata in Gesù Cristo, perché forse è bene ricordare che io poi mi sono convertito ortodosso e proprio a ragione del fatto che ritengo che le chiese ortodosse siano più legate agli aspetti originari e più antichi del cristianesimo. Non sono il primo a ritenere che c'è un stato, cioè voglio dire che i miti classici non sono in contraddizione con l'Evangelio come annuncio, appunto, no? Ci sono apologeti cristiani che hanno parlato, San Giustino parlava dei logoi pans per moi, cioè che il seme del Logos è disseminato nella storia. Chiaramente quelli che sono nati prima di Cristo non hanno potuto così, vivere la realtà storica di Cristo, ma hanno, cioè, non, ecco, forse noi abbiamo questa visione che Cristo agisce solo avanti nel tempo, ma secondo me Cristo agisce anche indietro nel tempo, perché siamo noi che viviamo il tempo umano, ma Cristo dal suo centro emana, diffonde questa verità anche nel passato. E chi l'ha potuta captare, intuire, cogliere, l'ha sicuramente annunciata. Secondo me, quindi, il mito del vello d'oro è uno degli esempi più chiari di come il mondo greco è riuscito ad annunciare, pensiamo l'albero sacro, anche questo serpente che proteggeva, in alcune versioni un drago, in altre un serpente che protegge il vello d'oro. Il vello d'oro è conteso perché Giasone, ritornando verso le coste occidentali del Mar Nero, no, cioè questo, viene conteso il mantello fra Europa e Asia. Non dimentichiamo che l'episodio del Vangelo in cui si contenderanno le sue vesti, c'è scritto. Quindi c'è questo elemento, l'emorrosa che tocca il mantello di Gesù e guarisce all'istante. C'è il velo, come il velo, no? Che
viene rivelato, svelato, quindi c'è tutto questo culto, questa tradizione del mantello divino che permette il raggiungimento dell'unità, quindi il contatto della tua dimensione umana con quella divina. È legata a questo velo, ma questo mantello, velo, chiamiamolo così, di questo ariete rappresenta la rinascita, no? L'ariete, quindi pensiamo tutto la forza della natura. Quindi io credo soprattutto che occorra sfatare un po' questo luogo comune che il cristianesimo è un distruttore che ha preso i miti antichi e ha fatto questo atto di forza sul passato. Non è vero, e penso che la mia ricerca possa evidenziarlo a maggior ragione. Il cristianesimo prende quello che è stato positivo come linfa, come forza vitale, e ne porta la continuità. E chiaramente la maturazione, non si può certamente ritenere che gli antichi, insomma, abbiano conosciuto l'incarnazione. Quella è, secondo me, il cristianesimo, la venuta di Cristo è il culmine, la maturità, ecco, di tutto, come un corpo sano, adulto, che rappresenta l'insieme di tutti gli che lo tengono in vita, i reni, il cuore. Ecco, diciamo che Cristo è il sangue vivo di tutto questo organismo. Non vorrei essere stato troppo filosofico, però, No, no, molto interessante. Volevi aggiungere altro, Emanuele, rispetto a questa tua esperienza? Ma io penso che ci siano, come dire, delle valide ragioni, se uno volesse leggere questa ricerca, sia perché riguardano tutta una serie, come si diceva, di elementi che fanno parte della nostra cultura, anche dei nostri modi di dire. Pensiamo, tante volte si cita, che so io, la maga Circe piuttosto che Medea, fa parte di tutta la nostra storia culturale, letteraria. Pensiamo alle opere d'arte, al cinema, intessuto, no, di questi elementi, di cui però malamente ci si approfondisce, ci si informa. Ecco, poi è comunque un viaggio motivazionale anche questo che fa questo giovane principe Giasone. L'antefatto è che lui voleva il trono in Grecia, e il re, il potente re Pelia, gli dice: sì, tu puoi fare qualcosa di buono nella vita, ma vai prima a prendermi il vello d'oro e riportamelo qua. Praticamente il re gli dà una cosa impossibile da fare, no? Arrivare in Asia. E questo però Giasone, giovane, si convince di poterlo fare e compie un'impresa passata alla storia. Secondo me è molto motivazionale anche come storia per i giovani e i meno giovani, cioè il fatto di poter credere in qualcosa di enorme, difficile, che colleghi mondi, paesi, lingue e tentare qualcosa che viene ritenuto impossibile. Ecco, è una storia di un viaggio, di una ricerca che posso consigliare di leggere anche perché ha motivato me e magari può motivare anche qualcun altro. Il vello d'oro in fondo è nel cuore di chi sogna. Senti Emanuele, al di là delle tue ricerche storico-culturali, in questo tuo lungo viaggio in questi paesi, hai colto, diciamo, delle sensazioni rispetto alla gravità del periodo storico che stiamo vivendo? C'è preoccupazione in quelle zone del mondo rispetto al caos che si è determinato in conseguenza della guerra russo-ucraina? Dunque, allora, per quanto riguarda la situazione che ho percepito nel soggiorno in Georgia, loro come georgiani rivendicano la loro indipendenza dalla Russia. Però è anche da dire che la forte identità culturale e rituale della liturgia georgiana è molto forte. Quindi io ho captato, ho intuito, percepito che molto del risentimento antirusso che il georgiano nutre è dovuto intanto a uno scheletro che ha nell'armadio, che Stalin era georgiano, e a una Russia che hanno un po' nel cassetto anticlericale, ma soprattutto questi elementi che ci sono fortemente fomentati da fuori, dall'Occidente, che spinge, che esalta, che
che butta questo carbone su questo risentimento. Ecco, c'è, ho percepito una sorta di aizzamento, no? Chiaramente per separare. In Armenia, io sono passato al confine con l'Azerbaigian, Georgia-Armenia, ero molto teso, vista l'allarmismo, no? Che ci raccontano sull'Armenia, e invece ho trovato una situazione di rara pace, neanche la polizia non mi ha chiesto neanche dove andavo, ho fatto quasi 70 km all'interno, non ho visto nessun disordine. E ho chiesto ai locali come si spiega, dal momento che in Europa, come dire, quasi sconsigliano di andare in Armenia, e qui i locali mi hanno detto che a loro sconsigliano di andare in Europa, quasi ci sia una volontà di colpire l'Armenia anche da un punto di vista dell'immagine culturale o turistica. Ecco. Io credo, per concludere e rispondere al meglio alla tua domanda, che c'è una chiara consapevolezza da parte del mondo occidentale che le chiese ortodosse rappresentano un pericolo con la loro forte identità e il fatto che resistono tenacemente su alcuni temi etici molto importanti. Di conseguenza c'è una volontà di dividerle e di colpirle. Avevamo già avuto modo di parlare, per esempio, della situazione in Kosovo, quindi di sottrarre elementi spirituali alla Serbia per indebolire la sua unità e la sua identità come Chiesa ortodossa, molto legata al territorio. La stessa cosa succede nelle altre chiese. In Ucraina è noto che si tratta molto anche di una guerra di religione adesso, no? Questione dei calendari, delle liturgie piuttosto cattoliche che con l'altro. Quindi in Georgia Armenia c'è sicuramente tutti questi elementi che intervengono. Ho letto questa mattina della news che la Chiesa adesso in Grecia hanno approvato, il Parlamento ha approvato i matrimoni omosessuali, e sarebbe il primo paese ortodosso per la prima volta che approva una cosa del genere. Anche qui la Chiesa ortodossa greca è da sempre molto vicina al cattolicesimo, ha adottato il calendario cattolico, quindi c'è tutto un lavoro che secondo me a livello internazionale avviene nei riguardi dell'ortodossia per un po' screditarla, indebolirla, dividerla, portarla verso un modello occidentale. Però la mia conclusione è che non ce la faranno mai, perché io ho preso, faccio un esempio, un taxi in Georgia, ho fatto 9 ore di taxi, il taxista a ogni Madonna, chiesa, cappella, croce che incontrava per strada, cioè ogni 20 metri, faceva 3 volte il segno della croce. È stato tutto il viaggio con i segni della croce. Cioè, è una persona comune che ha una devozione pressoché assoluta, che noi qua in Occidente la troviamo nei diari delle sante del 1600, perché se no non la troviamo. E questo è ovviamente un pericolo per una mentalità che vuole fare una religione universale, che vuole livellare tutti a un solo Dio senza dogmi. La Chiesa adesso si vuole mantenere il guscio, la gerarchia, l'apparato, chiaramente, però è un po' un'idea, un po' l'idea che aveva Giordano Bruno di fare una religione panteistica, deista, illuminista, senza più devozione. Però non credo che riusciranno mai, perché cioè io vedere in Georgia la gente comune che passeggia e che si butta in ginocchio e bacia per terra davanti a una chiesa è insradicabile un atteggiamento del genere. Bene, grazie Emanuele, è sempre un piacere averti con noi, quindi invitiamo alla lettura di questo tuo lavoro, eccolo qui, la regia lo sta rimandando in sovraimpressione, alla ricerca del vello d'oro. Grazie ancora Emanuele Franz. Grazie Francesco. Bene, cari amici di Visione TV, vi chiedo di abbonarvi al nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, è un lavoro
mensile molto importante, molto faticoso. Stiamo facendo di tutto per rendere sostenibile questa iniziativa. Abbiamo puntato sulla carta quando tutti ci dicevano che era impossibile reggere sul mercato. Vi prego di premiare i nostri sforzi abbonandovi sul nostro sito visioneeditore.it. Soltanto grazie al vostro sostegno potremo pianificare numeri sempre più densi e importanti per contrastare il mainstream. Chi volesse aiutare Visione TV invece può farlo come sempre, donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.